ragazzi. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Allora ragazzi, oggi sono arrivati due alunni nuovi. Buongiorno. Sono arrivati due alunni nuovi. Allora, benvenuto a Kevin e Brian. Ciao, benvenuti. Ok, benvenuti. Da oggi faranno parte della nostra classe. Mi raccomando, a voi, a trattarli, a farli integrare benissimo, come avete sempre fatto, che siete delle bravissime persone. Ok? Va bene, professoressa? Va bene. Avete visto i nuovi arrivati? Sì, mamma mia, il nuovo. Beh, io non posso dire niente perché sono fidanzata. Infatti, tu zitta, che è meglio, guarda. Comunque, Cosa devo dire? Brian sarà mio. Avete visto i nuovi ragazzi? Beh. Brian è stupendo. Sarà mio, mamma mia. Senti, stavamo parlando proprio di questo. Uno e due, ho detto che Brian sarà mio. Ma cosa vuoi fare te? Beh, perché c'ho qualche ciccetta in più? Guarda me, cioè. Beh, guarda che qualche chilo di troppo non è in eccesso, è bello. A me tocca la carne, a te che tocca le ossa? Quindi sciò. Mamma mia. Viva la ciccetta, cara, bella. Ma smettetela, ragazze. Ma mi offende, mi prende sempre in giro ma per sì. la mia ciccia. Guarda lo che sai che è fatta così quella? Un po' di quella pancetta. Quella ha un nome. Un po' di pancetta messa giusta ci vuole. Tu sei secca. Per me le secche sono più belle perché almeno non pesano. Ma vai a dormire, vai a dormire. Sì, ragazzi, io vado che devo andare a casa. Che magari, cioè, Nicole, non posso far tardi. Nicole, aspetta. Sì? Mi dica. Allora, visto che tu sei... Non voglio togliere niente a voi, Sei il... voglio dire, hai più bei voti di tutti, anche voi siete bravi ragazzi, solo che Nicole ha un non so che di più, vabbè, comunque voglio affidarti Brian perché è stato... Senti, ti posso parlare in privato? Va bene. Ok. Allora, noi ti aspettiamo fuori, dai, Nicole. Va bene, ragazzi. Ok, a dopo. Dica pure. Allora, è una... diciamo che dirlo così davanti a tutti non era molto carino. Se vorrà lo dirà lui, però te che ho chiesto aiuto devo dirlo. Allora, praticamente sono due fratelli. Ah, perché sono fratelli? No, in classe non l'avevo detto, non l'avevo specificato, mi sono dimenticata. Solo che Kevin, tutto a posto, è un bravo ragazzo, cioè nel senso bravo che va bene a scuola, solo che Brian è stato bocciato, quindi ha un po' più di problemi e allora non vorrei che ha problemi nell'integrazione, che non penso, però vabbè, fa niente. Lo affido a te, tu che hai i più bei voti, devi aiutarlo a portare al nostro passo, visto che la scuola è già iniziata e ha bisogno di una mano, quindi lo affido a te. Va bene. Dovete fare i compiti insieme al pomeriggio, dovrete vedervi, ecco, frequentarvi e tutto, per i compiti naturalmente, non è che ti chiedo... voglio dire, sì, no. Sì, non so. Perché tanto sono già fidanzata. Quindi. Ah, ok, vabbè, sì, spero che non sia molto geloso, però vabbè. Ma vabbè, quello... Vabbè, glielo spieghi. Sì, se è caso, io sono sempre qua.
Ok, va bene, grazie. Ok, grazie a te, Nicole. È il minimo. Lui è Brian? Sì. Beh, vi siete conosciuti in classe, però sì, così, sì. Voglio dire, formale, così, senza ravvicinati. Comunque, Brian, Nicole ti aiuterà a portarti al nostro livello, dove siamo arrivati noi, perché la scuola è già iniziata, come ho già detto anche a Nicole, e quindi dovrà essere al nostro passo. Lei ti aiuterà, è una ragazza in gamba, brava a scuola, ha dei voti, e niente, ascoltala, perché devi ascoltarla. Sì, va bene. Gli ho raccontato dovuto per forza. Ma certo, capisco, perché vabbè, ogni volta è così. Poi sei un omone grande, quindi grazie, ce la devi fare. E quest'anno ti voglio promosso, ti voglio portare avanti, mi raccomando, ragazzone, capito? Vabbè, okay, le darò io una mano. Poi mi aggiorni, Nicole. Va bene, va bene. Io vado e vi lascio che vi presentate bene. Ok. Va bene, ciao, va ragazzi, bene. Ci ciao, vediamo domani a scuola. Ciao. Ciao. Allora, visto che siamo già qui, andiamo a casa mia e cominciamo già da subito. Ok, va bene. Fammi avvisare mio fratello, che poi avvisa i miei che torno più tardi. Non farci caso alla mia famiglia, ma è un po' strana e... Ah sì, anche la mia è un po' strana, non, ma che sarà mai? Succedono molte cose strane. Già. Oh, fratellone mio, hai già fatto conquiste, vedo. Che bella donzella che abbiamo qui. Piacere, io sono Kevin. Ma tu cosa stai dicendo? Ma non lo so! Ero solo Kevin. Senti, io non ho fatto nessuna conquista, perché no. Io sono già occupata. E chi se ne frega? Io non sono geloso. Lui neanche. Mi stai prendendo in giro per caso? Mi stai prendendo in giro? Sì, vabbè, dai, baciamoci in bocca, dai, non lo so io. Mi stai prendendo in giro, fra un po' mi baci. No. Ma mi fai arrizzare i capelli! Mamma mia! Ma se ce l'hai già arrizzi? Brian, ma tu niente, zitto, muto come un pesce. Mi stavo godendo la cos'è? Qui il teatrino. Non so, sei muto come un pesce, non lo so. Ma cosa devo dire? Cioè, state litigando e basta, io sto qui. Godo. Vabbè, lo appoggiati, non lo so. Guarda che il muro si tiene da solo. Vabbè, dai. Beh, mi hai chiamato, dimmi. Senti, puoi dire a mamma e papà che io vado a studiare a casa? A studiare, questo è bello. Tu che studi? Sì, studia. Mamma mia. Lui studia? Sì, questa è bella, ma che barzelletta. Ridillo. Studio. No, dai, questa ma è bella. Ma è normale, aspetta. Tuo fratello? Questa no, la devo riprendere. Aspetta che prendo il registratore. Dai, riprendo la... mentre tu lo ma dici. Ma vuoi uno schiaffone in faccia? No, devo riprendere prima. No, ci devo uno schiaffone adesso. Devo... No. Adesso. Prima devo riprendere mio fratello che dice la parola studia. Cos'è che hai detto? Basta. No, non ci credono. I miei non ci credono, purtroppo. Studio. Okay. Va bene, basta. Ma cosa c'è da ridere? Se io adesso mi devo impegnare, perché ha detto tu la professora. Tu ti devi impegnare. Oh, che parolone. Peggio di mia sorella sei. Sei peggio di mia sorella, di mio fratello, dell'altra mia sorella e di mio papà. Mamma mia. Deve andare a studiare. Vabbè, io vado a casa a mangiare. No, lascialo mangiare, perdere. Mangiare. Vedi, anche la mia famiglia è un po' problematica. Dighino, deguccio, deghino, deguccio, tra sette sorellina. Giorni è Natale. Come ti sei vestita? Ti piaccio? Mamma mia, cioè, che guarda che stile che ho, poi mi dicono che sono brutto. Ma pari Michael Jackson. Dov'è Gigi? Sorellina, dovresti sapere che non si beve, Oh yeah. Ba 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 ba.
cosa sta succedendo? Basta! Hey, dai, facciamo la canzone. Tra sette giorni è Natale e arriva l'unicorno colorato! Yeah, yeah, yeah! Yeah, my baby girl! Ma la già da ma un secondo, ma hai bevuto? Fantastic! Allora niente, basta, vado in cucina, va che è meglio. Ma cosa sta succedendo? Mamma mia, io scappo. Ah, Stefano! Ma chi è questo? Un investigatore privato? Ma che sei? Ciao Stefano. Ciao Stefano. Visto sono guarito. Ma scusate, la dottoressa quando arriva? Ma credo che non arriverà mai più perché sto benissimo, visto? Ma ma te la medicina ti ha fatto un pochettino male, voglio dire. Ma cosa stai dicendo? Hai visto come sto bene? Ma è bellissimo, guarda che stile che ha! Guarda che stile i pantaloncini! Questi sono mutandoni. Mutandoni, ti ho sentito! No, non sono mutata, non sono pantaloncini di brillantinati! Ma Nicole quando arriva a casa? Nicole dovrebbe arrivare adesso. Dobbiamo uscire, dobbiamo dove uscire! Andare? Dobbiamo uscire a prendere il gelato! Mamma, che pazzi che siete, basta, me ne vado. Ehi, Stefano! Dimmi! Sto bene, questo è il ballo del qua qua, ogni papero che sa fare solo qua qua qua, di un qua qua qua. Questo mi pare proprio pazzo. No, Stefano! Le luci le ha proprio viste, ma mi sa che tuttora le vede ste luci. Oh mio Dio! E casa mia! Un attimo perché non sento niente. Bau, miau, 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 miau. Cos'è, la fattoria? Aspetta qui. La. Papà. Sto bene, Nicole, sto bene. Stefano, almeno tu sei normale. Oh, sì, ma qua sono tutta una gabbia di matti, ciao. Oh, mio Dio. Dai, andiamo, dai, dobbiamo uscire. Brian, puoi entrare? Brian? Buongiorno a tutti! Cosa succede qua? Scusi. Oh, chi è? Ma quello chi è? Come è vestito? Tu chi sei? Oh, meglio. Vabbè, Nicole, possiamo andare a studiare. Studiare? Nicole? Brian? Nicole? Ma spiegati. Le crisi di gelosia adesso ti prendono. No, aspetta. Aspetta un attimino. Chi è questo qua? Sto belloccio. Andiamo. Che andiamo? Vieni qua un attimino. Vieni qua un attimino. Chi sei tu? Vado tu con la boccuccia. Aspetta un attimo, ma stai calmo. No, non sto calmo, non mi rilasso. Ho respirato, va bene, ok, va bene, te sta bene. Oh, che sei? Puzza l'alito. Non mi puzza l'alito, state zitto, va. Tu che sei? Oh, che vuoi da qua? Che vuoi da Nicole? Basta! Smettila. Ma ti tiro uno schiaffone. A me? Figura. Ma te l'avevo detto che la mia famiglia era un po' pazza, non farci caso e Diego! Dimmi, Stefano. Vieni qua! Quando ci sei, ci servi, non lo so. Cosa c'è? Oh, guarda questo qua. Oh, guarda questa tua figlia. Aio. Aspetta, calma, non sento niente, non capisco niente. Stefania! Aspetta, mi metti qua. Cosa c'è? Dimmi tutto. Papà, non... E lui è Brian. Chi è questo qua? Chi è sto belloccio? Lo conosci tu? Ehi. No, non conosco nessuno, ritorno su. Non è Diego. Non è Diego! Basta! Vado dalla dottoressa, io voglio il Diego di una volta. Adesso... Basta! Mi fai fare una bruttissima figura. Mi spieghi chi è quello? Non te ne frega, mamma mia! Dai su, non farci caso, te l'ho già detto. Belloccio! Belloccio!